Lunga vita a tutti da The Middle, benvenuti nel terzo capitolo della serie Nmap Scripting Engine. Nel primo capitolo abbiamo fatto un overview di cosa vedremo in questa serie, di come funziona, abbiamo messo in piedi un Drupal vulnerabile. Nella seconda puntata abbiamo un po' più approfondito alcune librerie. In questa puntata sfrutteremo la vulnerabilità Drupalgeddon ma arriveremo quasi a finalizzare il primo script di questa serie. Ma prima la sigla. Allora, più o meno eravamo arrivati qui con lo script alla fine del secondo capitolo. Abbiamo, ricapitolando, port rule, quindi eseguiamo lo script se la porta è in ascolto e quindi è in state open e se il protocollo è TCP. La action, abbiamo impostato lo user agent, abbiamo fatto una request verso core install.php e abbiamo preso la versione da un tag HTML all'interno della pagina install.php tramite regular expression. Io cambierei un pochino come lo script funziona. Toglierei questo return Drupal version e la versione perché lo script non deve dirci soltanto la versione, ma dovrà darci un po' di informazioni, soprattutto dovrà sfruttare la vulnerabilità se presente. Quindi in questo caso io metterei if version, quindi se trova la versione, quindi se è valorizzata la variabile version, allora salvatela in una tabella che chiameremo local cms ad esempio, ok? E if version then cms version uguale version, ok? Ci metterò return cms. Vi faccio vedere che, forse l'abbiamo accennato anche nei precedenti capitoli, Nmap fa un'iterazione automatica all'interno della variabile che restituisce la funzione sulla action se è di tipologia table. Ve lo faccio vedere. Ecco qua, vedete? Praticamente fa un'iterazione, mi mette parametri, key e value, ok? Così non devo farlo io a mano. Poi parleremo anche magari nella prossima puntata della libreria standard NSE che fa anche questa cosa e ci permette di fare tante altre cose, però per ora facciamolo così. È un po' brutto, ma teniamolo così per ora. A questo punto, invece di continuare lo script qua dentro, gli faccio un'altra condizione, gli dico if cms version, ok, then, e qua sfruttiamo la nostra vulnerabilità. Se vi ricordate, quando abbiamo creato il Drupal vulnerabile, siamo partiti da un repository GitHub su Vulnab, comunque vi lascio il link in descrizione. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo verificare se è vulnerabile a Drupalgeddon, quindi dobbiamo ricreare più o meno questa request post. Come facciamo? Abbiamo visto che c'è la funzione post. Come dobbiamo usarla? Prevede questi parametri, quindi l'hostname, il target, la porta, il path della request, le option che, come abbiamo visto, eccole qui: timeout, header, content, cookies, eccetera. Noi praticamente useremo header e content, vedremo poi perché. Stessa cosa possiamo fare con generic request. Io sinceramente preferisco questa funzione, ma per una questione di ordine mentale, nel senso che
non specifico il metodo nel nome della funzione, cioè il nome della funzione non mi rappresenta il metodo della request, ma il metodo lo specifico in uno dei parametri, perché vabbè, io sono un po' ossessivo compulsivo in queste cose, quindi se non uso una unica funzione per fare tot cose vado un po' in confusione, cioè non mi va di avere la funzione get, la funzione post, la funzione head, cioè ho una funzione e poi decido il metodo a seconda di quello che mi serve, infatti la preferisco un po' da questo punto di vista. Anche qua semplicemente host, port, method, path e option. Anche qui nelle option possiamo inserire il contenuto della body request. Allora, andiamo a usare questa funzione e facciamo un local r, anche qua, anche in questo caso. Vedete che qua abbiamo usato HTTP get, in questo caso usiamo http.genericRequest, così lo vediamo entrambi i casi. Host, quindi primo parametro host, ce l'abbiamo qua nella variabile passata alla funzione. Port, stessa cosa. Method, allora la request è una request post, quindi method post. Path, il path che dobbiamo utilizzare è questo qui, anzi no, gli passiamo proprio tutto perché essendo una request post gli passiamo tutto questo path. Ok. E poi le option abbiamo detto che devono essere per forza di cose una input table, quindi header e content. Allora, il content è il contenuto del messaggio, ok? Che key value pair like a normal post request. Ok, quindi content. Io me lo preparo qui, magari così è un pochino più leggibile. Possiamo fare un option uguale, voilà, opt content uguale e mettiamo il nostro payload, voilà, il nostro payload e qui in fondo mettiamo il nostro table opt, ok? Che l'abbiamo specificata qui. Ho dimenticato un local. Qua ci mettiamo un bel CMS debug per adesso uguale r.body, così vediamo se ha funzionato. Quindi adesso dovrebbe stamparmi version e debug, se non ho fatto errori di sintassi, ovviamente. Ok, eccolo qua. Come potete vedere, io me lo aspettavo questo errore, eh? Come potete vedere c'è un piccolo errore, si è verificato un errore irreversibile, molto probabilmente il file caricato supera le dimensioni massime che questo server supporta. Vabbè, ok, non è questo l'errore ovviamente, ma perché? Perché la request post, Drupal si aspetta questa request post con una parte fondamentale della request contenuta negli header, che è il content type. Qui non abbiamo specificato il content type. Una delle cose che non fa generic request è aiutarci automaticamente nel content type. Quando noi facciamo una request post con SIURL, ad esempio, SIURL si preoccupa di impostare il content type per noi, perché sennò, insomma, sa che noi umani siamo pigri, non abbiamo voglia di fare certe cose, quindi lo fa lui per noi. In questo caso non è così, quindi dobbiamo impostare il content type. Il content type ovviamente deve per forza di cose essere application x www form url encoded, ok? Allora lo possiamo fare andando a valorizzare header all'interno delle option, ok? Quindi tipo, infatti uno dei primi esempi che ci fa è proprio questo, option header content type uguale bla bla bla. Noi facciamo la stessa cosa, quindi option header uguale url encoded. Così la musica dovrebbe cambiare leggermente, vediamo. Script execution failed, perché cosa ho fatto? Ah sì, così dovrebbe
andare meglio, credo, poi se non è così. Ok, perfetto. Come vedete adesso ha funzionato e vedete che l'output del comando id che abbiamo inviato, che è quello di default che c'è dentro l'esempio, vedete id, ok, exec id, qua ovviamente potremmo metterci qualsiasi cosa, ha funzionato perché appunto mi ritrovo dentro la scritta debug questo l'output del comando id. L'unica cosa, noi adesso dobbiamo inventarci un metodo per, noi sappiamo che adesso è vulnerabile, dobbiamo inventarci un metodo per far capire allo script, far eseguire allo script qualcosa che gli faccia automaticamente capire che il payload, l'exploit è avvenuto con successo, ok? Quindi come facciamo? Allora, io ho ipotizzato una cosa del genere, che praticamente faccio un MD5, faccio eseguire un echo con un MD5 di Drupal vuln ok, ok, come in questo esempio qua, che praticamente stampa una cosa del genere. Quindi se io nella response body mi ritrovo questo MD5, allora so che questo comando è andato a buon fine. Se questo comando è andato a buon fine, vuol dire che sono riuscito a sfruttare remote command execution, quindi vuol dire che il target è vulnerabile a Drupalgeddon. Quindi andiamo a fare questa cosa bellissima. Quindi all'interno del content, invece di id, ci metto echo meno n Drupal vuln ok. Ovviamente qua ci possiamo mettere quello che volete, potrete metterci Pippo, pizza, paperino, eccetera, MD5, maranzulla, quello che volete, MD5 sum. Vediamolo un attimo solo con il debug, dovrebbe stampare, ecco qua, vedete, al posto dell'output di id c'ho questo, ho questo hash MD5. Quindi adesso non mi resta che fare un bel copia e incolla di questo e dirgli: cara variabile r body, quindi posso semplicemente fare una cosa tipo if string.find r.body l'md5 then CMS vulnerable uguale yes, ok, vediamo un po', perfetto, vulnerable yes version 850, ok, perfetto, anzi guarda, per essere più precisi, non mi ricordo il numero del CV a memoria, faccio copia e incolla, ci mettiamo anche CV, voilà, e voilà, manca, sì, ovviamente CMS type, però noi ce l'abbiamo qua perché tac 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 CMS version CMS type uguale Drupal, ok, così è veramente completo. Quindi sappiamo che è un Drupal, sappiamo che è la versione 850, sappiamo che è vulnerabile e sappiamo che è vulnerabile a questo vulnerabilità e abbiamo anche verificato l'exploit e funziona. Noi ci vediamo sabato prossimo per il prossimo capitolo. Ciao a tutti e grazie per tutto il pesce. Addio e grazie per il pesce, anche se in fondo ci ricresce, la vita a volte va così. L'intelligenza che c'è in voi non vi ha mai reso come noi, non c'è rispetto verso le cose belle. Vi salutiamo, grazie.